No, io ieri ho parlato con Roberto Bonomi, l'allenatore della Lalova, che la sta cercando di convincere in tutti i modi a passare ai due, e direi che ne ha ben d'onde, perché secondo me ha molto più potenziale sui 200 che non sui 100 la Lalova. Si tratta l'iraniana Tusi, che avevamo visto precedentemente con questo copricapo. Sì, ma Paolo, basta pensare a quante riescono a correre sotto gli 11 e a quante riescono a correre sotto, certo, i 22. Certo. La Lalova poi fisicamente mi sembra molto più, esatto, 200, poi magari correndo più forte nei 200 va anche più forte nei 100, perché gli dà una capacità di resistenza alla tacita che forse degli ultimi 30 metri, no, che a lei mancano un po'. Agile e leggera com'è, sicuramente può sfruttare la sua elasticità. Qui la Campbell invece dà una bellissima impressione, sì, di forza. Ecco, la Campbell è completa per i 200 metri, perché vedete che razza di forza che ha. Stefano, ce l'abbiamo in mix la Veronica Campbell Brown. L'elasticità dei piedi eccellente. Andiamola a sentire da Elisabetta Caporale. Eccoci. So Veronica, how are you? It seems very good. Our commentators were trying to explain and your execution. Comunque non dovrebbero aver problemi. Tra la piccola sfortuna, perché sempre 200 metri sono, di trovarsi, sì, in prima e in ottava. Ah, beh, no, questo, l'ottava. Su questo assolutamente no, le pensavo centrali, puoi anche controllare un pochettino di più e quindi ti regoli meglio. Non è un primo meeting. Centro. Mandiamo un Pietro Mennea che ci ha vinto le Olimpiadi in ottava. La partenza è valida, intanto curiosità anche per Mariam Tusi, che ha l'iraniana con un copricapo particolare in settima corsia.